Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, un nuovo video. Io sono Marika, in arte a postmoderna, e oggi parliamo della storia di Elsa Morante. Fatemi sapere, come al solito, se avete letto cosa ne pensate, o se avete letto altro dell'autrice, insomma, ditemi giù nei commenti. Io partirei dalla trama, senza fare particolari anticipazioni, perché se è vero che comunque non si può parlare di spoiler, però se non l'avete letto, comunque non voglio rovinarvi la sorpresa della scoperta. La storia di Elsa Morante sembra il racconto della Seconda Guerra Mondiale e dell'immediato secondo dopoguerra. In realtà, la storia di Elsa Morante è ambientata a Roma durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quindi 1941-1945, e dell'immediato secondo dopoguerra, sempre a Roma, quindi gli anni 1946 e 1947. Perché dico fin da subito che non è la storia della Seconda Guerra Mondiale? Perché Elsa Morante, e lo dirà per tutto il libro, lo dice nella dichiarazione di intenti iniziale, dice porre analfabeto al quien scrivo, cioè lei scrive per, non scrive dei potenti per i potenti, non gliene frega niente della crisi degli intellettuali, del secondo dopoguerra, a lei importa raccontare la storia di chi ha il silenzio attorno. Per chi ha il silenzio attorno, le importa raccontare la storia degli umili, dei diseredati, a causa, certo, della Seconda Guerra Mondiale. E, nella fattispecie, le importa raccontare la storia di Ida e della sua famiglia, cioè una famiglia piuttosto atipica, particolare, perché è composta da Ida, la madre, e i suoi due figli, Nino e Giuseppe, avuto a seguito di una violenza che Ida subisce subito all'inizio del libro, durante il 1941. E infatti è significativo anche che la generazione di Nino e Giuseppe è chiamata a un certo punto, molto più avanti nella storia, la generazione della violenza. Giuseppe è nato da una violenza e Nino vive coscientemente la Seconda Guerra Mondiale. La storia di Elsa Morante non è la storia della Seconda Guerra Mondiale, è la storia di un fatto di cronaca realmente accaduto a Roma nell'anno 1947, o comunque da cui lei prende ispirazione, accaduto nel 1947. Un fatto di cronaca di paese, si potrebbe dire, piuttosto tragico, e che si è consumato all'ombra dell'immediato secondo dopoguerra. E questo fatto di cronaca nera, si potremmo dire, affonda incidentalmente in realtà le proprie radici durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, 1941-1945, sempre a Roma. Ed è uno dei tanti motivi per cui non ci troviamo mai all'interno, o comunque non ci troviamo mai in prima linea della Seconda Guerra Mondiale, del conflitto bellico. È come se questo fatto di cronaca, o comunque tutti gli antefatti, perché a Elsa Morante piace risalire gli antefatti, gli alberi genealogici, eccetera, eccetera, è come se l'antefatto di questa storia di cronaca si scontrasse con la storia, con la S maiuscola. Ed effettivamente la cosa curiosa dello stile e soprattutto del ritmo è il cambiamento che per l'appunto questo ritmo subisce tra il passaggio del 1945 al 1946. Perché dal 1941 al 1945 la narrazione è condita con una certa dose di humor. Il racconto della Seconda Guerra Mondiale, che anche se non è il focus di Elsa Morante, comunque è inevitabile perché ci troviamo in quell'ambientazione, è raccontato come se fosse un poema ora eroicomico, ora tragicomico. Mai in prima linea, mai dalla parte dei potenti, ma sempre dalla parte di chi per l'appunto ha il silenzio attorno. E prima di arrivare alla concezione che Elsa Morante ha della Seconda Guerra Mondiale, prima di arrivare agli anni del Secondo Conflitto Mondiale,
Abbiamo comunque quelli più intensi per i nostri protagonisti, almeno. Abbiamo fin dall'inizio, fin dal 1941, anno in cui per l'appunto si apre la nostra storia, l'umorismo sfolgorante di, per l'appunto, Elsa Morante, che devo dire personalmente mi ha avvinta fin dall'inizio, ciò che mi ha fatto proseguire nella lettura, perché è uno humor, a parte ben dosato, ben calibrato, e è uno humor che non è mai a danno degli ultimi, dei diseredati, degli umili, ma anzi è a danno di, non dico chi ha voluto il conflitto mondiale o di chi si è trovato a combattere il secondo conflitto mondiale, ma di chi porta avanti tutti gli ideali aggressivi, violenti della seconda guerra mondiale. E vi faccio subito un esempio che c'è all'inizio del libro. Praticamente Ida subisce una violenza da parte di un soldato tedesco e Elsa Morante, che prende parte attiva nella narrazione attraverso il suo humor, ma anche attraverso delle considerazioni in prima persona. Elsa Morante è come se si scagliasse con un umorismo dark e al tempo stesso geniale contro questo soldato tedesco, che dopo l'incontro con Ida si congeda dicendo: "Mein ganzes Leben lang", cioè questo incontro mi rimarrà impresso per tutta la mia vita. E 5 righe dopo, a me questa cosa fa spezzare, 5 righe dopo Elsa Morante scrive: "Lui non sapeva invece che per lui questa eternità, questa vita, si riduceva a poche ore". Quindi ti anticipa anche come andrà a finire per il soldato tedesco. E questo umorismo è ben dosato fino all'anno 1945. Perché questa concezione della Seconda Guerra Mondiale? Cioè, perché questo umorismo? Perché per Elsa Morante la Seconda Guerra Mondiale è una forza aggressiva, oscura, violenta, che ha avuto un movimento di tipo centrifugo e che ha sbaragliato le vite delle persone comuni, le vite di Ida, Nino e insomma dei protagonisti della storia. E quindi prende, insomma, un po' per rivendicare le vite di questi ultimi, Elsa Morante si presenta con una certa dose di humor, presenta la Seconda Guerra Mondiale con un tono tra l'eroe comico e il tragicomico. Questa stessa concezione della Seconda Guerra Mondiale la troviamo in un altro romanzo, distante per luogo e per poetica, ma non nel tempo, ovvero L'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon, pubblicato, guarda caso, nel 1973, ovvero l'anno prima della pubblicazione della storia di Elsa Morante, 1974, in edizione economica, edizione economica per aderire alla dichiarazione di intenti dell'autrice, cioè di raccontare una storia degli ultimi per gli ultimi, non per gli intellettuali. Quindi è stata Elsa Morante a volere per la sua storia l'edizione economica che troviamo anche adesso. Tra l'altro, questo parallelismo tra Thomas Pynchon e Elsa Morante l'ho trovato nel video di The Book Chemist sulla storia, che vi lascio linkato giù in infobox. È stato insomma illuminante su questo. Quindi gli anni dal 1941 al 1945 sono raccontati con una certa dose di humor, come se fosse un poema eroicomico, tragicomico. Insomma, è, come dice Cesare Garbori nell'introduzione, è paradossalmente divertente da leggere. Cioè, il ritmo è arioso, è incalzante. E una volta terminato il capitolo sul 1945, uno pensa: vabbè, da qui è tutto in discesa. Sì. Tutto in discesa verso la catastrofe. Perché
perché dal 1946, cioè gli anni, il biennio 1946-1947, sono raccontati con tutt'altro ritmo. Il ritmo diventa più lento, più solenne, più vertiginoso, laddove nella prima parte era arioso, più disteso, ma non più calmo, perché si fa per l'appunto vertiginoso, solenne, come se fosse un requiem, ok? Il canto del cigno. E infatti lo è. Lo è a tutti gli effetti, è il canto di Ida, il canto di Giuseppe, il canto di Nino. La scena si impoverisce di personaggi, cala davvero il silenzio e qui vediamo il racconto di chi ha il silenzio attorno e noi siamo accanto a loro, accanto a questo silenzio, perché è vero che la storia di Elsa Morante, la storia di Ida e della sua piccola famiglia. Però durante gli anni della guerra, in realtà, Ida e la sua piccola famiglia non sono soli. C'è molto rumore attorno a loro. Ci sono tanti personaggi intorno a loro, fino al 1945. E dal 1946, invece, la scena si fa più oscura e più silenziosa, proprio perché inizia il Requiem e ci avviciniamo al punto a cui Elsa Morante voleva arrivare, ovvero quel fatto di cronaca realmente accaduto a Roma nel 1947. Anche se il ritmo cambia sensibilmente dal 1945 al 1946, lo stile rimane pressoché uguale. Rimane per tutto il romanzo uno stile antiletterario, proprio perché a Elsa Morante degli intellettuali fregava fino a un certo punto, ovvero pochissimo. Per stile antiletterario intendo uno stile aderente sì al neorealismo, alla corrente del neorealismo a cui Elsa Morante apparteneva insieme ad altri scrittori e scrittrici di quel tempo. Il neorealismo è un movimento nato durante gli anni del secondo dopoguerra in Italia, sia nel cinema che nella letteratura, a partire dal cinema e poi si è spostato nella letteratura e nasceva dall'esigenza, come dice la parola stessa, di rimanere aderenti alla realtà. E quindi anche lo stile di Elsa Morante, nello specifico, visto che stiamo parlando della storia, è uno stile che sceglie di rimanere aderente ai fatti di cronaca, ai fatti della storia con la S maiuscola. Infatti, in apertura di ogni capitolo c'è una vera e propria lista oggettiva, asettica, scritta in piccolo, come se la storia con la S maiuscola fosse poca cosa rispetto alla storia di Ida, alla storia dei suoi personaggi, dei personaggi in carne e ossa a cui ci affezioniamo. E abbiamo una lista piuttosto dettagliata di ciò che succede in Europa, proprio per rimanere aderenti alla realtà. Quindi siamo aderenti alla realtà non solo nella struttura, ma anche nello stile. Ad esempio, nella riproduzione dei dialoghi, Elsa Morante sceglie, come voleva la corrente del neorealismo, di riprodurre i vari dialetti, di riprodurre gli accenti, eccetera, eccetera. Oppure sceglie uno stile antiletterario e infatti la storia di Elsa Morante è sì un romanzo, ma Elsa Morante sceglie di narrarlo con uno stile simil cronachistico, quindi aderente alla realtà dei fatti, con la ripresa delle fonti e dei documenti, con una riproduzione fedele delle ambientazioni, degli usi e dei costumi del tempo in cui il romanzo è ambientato. Per quanto riguarda le tematiche invece più grandi all'interno del quale poi si inseriscono i personaggi della storia, il neorealismo ha delle tematiche principali che ritroviamo anche in questo romanzo, ovvero il racconto della lotta partigiana, e lo troviamo anche qui, e prende
una parte piuttosto importante del racconto. Abbiamo la narrazione dei campi di sterminio, una paura che incombe su Ida perché ha origini ebraiche, lontano nel suo albero genealogico, però sente quest'ombra oscura minacciarla per tutto il romanzo, e quindi abbiamo poi anche il racconto dei campi di sterminio e il divario tra Nord Italia e Sud Italia, ad esempio nell'amicizia tra Nino e Davide Segre, per chi ha letto il romanzo. E all'interno di questi grandi moti oscuri, aggressivi, violenti, abbiamo il microcosmo di Ida, Nino e Giuseppe. Ida poi rappresenta anche in parte la condizione femminile. Qui mi viene in mente una delle più famose citazioni della trilogia della Città di Kappa di Agatha Christie, che è ambientato anche questo durante la Seconda Guerra Mondiale, e a un certo punto uno dei personaggi dice: "Vabbè, che preoccupazione avete voi per quanto riguarda la guerra? La guerra è un fatto che non vi riguarda." E un personaggio femminile risponde: "Come non ci riguarda? Ci riguarda come voi tornate dalla guerra, vivi o morti che siete, rimanete eroi. Noi invece siamo quelle dimenticate dalla storia, ma quelle che comunque agiscono, cercano di tenere unita una famiglia, come fa Ida con i suoi due figli, cercano di sfamare le famiglie, però noi non veniamo certo considerati eroine, anzi, tutt'altro." E poi all'interno del romanzo di Elsa Morante si percepisce, si vede, si legge di questa disparità di genere, ad esempio nella corsa agli alimenti, per cui una donna vedova, veniva dati meno alimenti rispetto a una donna sposata, con famiglia, o a un ragazzo, o a un uomo, eccetera, eccetera. A parità di paura, di preoccupazione, di disagio che si stava vivendo, eccetera, eccetera. Quindi c'è disparità nord e sud, c'è disparità, c'è un discorso anche della sua disparità di genere che riguarda Ida in prima persona e che noi leggiamo in prima persona attraverso i suoi occhi. E poi abbiamo i due figli. Nino è il figlio che rappresenta il cambiamento, è mutevole, va con il vento, cambia bandiera innumerevoli volte nel corso del romanzo, e va, torna, viene, disfa, fa cose, quello che forse vede più il mondo, e ne subisce il fascino, ne subisce i cambiamenti. Ma il fatto curioso è che noi non siamo mai dalla parte di Nino, cioè noi non siamo mai alle spalle di Nino, non siamo mai con Nino. Quando Nino si allontana, noi rimaniamo con Ida e Giuseppe. Giuseppe, che poi nella parte finale del romanzo rappresenta l'infanzia con tutta la sua ingenuità e con i traumi che hanno segnato la generazione della violenza. La generazione a cui appartiene Nino e poi, a cui appartiene poi ancora più nello specifico Giuseppe, che ha percepito il secondo conflitto mondiale, cioè se Nino l'ha vissuto in prima persona, quasi in prima linea anche, Giuseppe l'ha percepito. Per Giuseppe il secondo conflitto mondiale è un bambino appena nato, era appena nato quando è scoppiato il secondo conflitto mondiale. Per lui la seconda guerra mondiale non è un fatto di comprensione conscia, ed è qui che poi si scatena il trauma e la catastrofe. Con un grandissimo gioco di introspezione che fa Elsa Morante, che ha letto Jung, tra l'altro, e si nota questo. Vi lascio tra l'altro un articolo a riguardo giù in infobox, scritto da Matteo Moca sulla concezione dell'infanzia per Elsa Morante e in particolare in La storia attraverso Giuseppe. Giuseppe ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale come una serie di percezioni inconsce che si sono insediate nel suo inconscio, nell'inconscio collettivo, e che hanno consumato il suo inconscio individuale, con una narrazione poi straziante di quella che è l'infanzia,
nell'immediato secondo dopoguerra, narrazione straziante e tenerissima, perché la storia di Elsa Morante è un romanzo intenso e perché è umano, semplicemente, perché vicino, anche se racconta in parte una storia che ci sembra lontana. Questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie dell'attenzione, rimani ancora con me, guarda un altro video e iscriviti al canale. A presto, ciao!